Buongiorno e benvenuti nel ciclo di interviste che Sinestesia ha lanciato per festeggiare i suoi 10 anni. Oggi parliamo di disruption, il tema di oggi è la disruption e abbiamo con noi un altro ospite eccezionale. È difficile definirlo e quindi lo chiederò poi a lui di presentarsi perché è una persona veramente eclettica e difficile da inquadrare. E non a caso appunto è con noi per la disruption. Sto parlando di Bebop Gresta. Benvenuto Bebop e grazie per essere qua con noi. Bene, Grazie di avermi. allora tu insomma nella tua vita professionale, nella tua vita in generale hai fatto veramente tantissime cose, sei imprenditore, hai fondato, cofondato Digital Magics, ma hai anche lavorato per la TV. Hai avuto una band, non so se è ancora attiva, non so se sei. Vero, no, sì, magari. Quindi hai lavorato per la TV, per MTV, insomma, una carriera disruptive, no? Però immagino comunque anzi, sicuramente con un filo conduttore, una filosofia, insomma, mi piacerebbe appunto che ci raccontassi qual è il filo conduttore, che cosa. Come ti puoi definire oggi? No? Chi è oggi Bebop? Se puoi darti la definizione. Guarda, al di là delle identità che secondo me vanno buttate, non credete a niente, nessuna etichetta e nessuna identità. Io credo che il filo conduttore che mi ha, diciamo, suonato come un leitmotiv, in background durante tutta la mia guida è stata un po' questa visione questa, diciamo, concezione che ho dell'uomo rinascimentale, no? Mi è sempre colpito questa cosa che Leonardo era uno scienziato, però era anche un artista. In realtà siamo partiti con l'arte concepita a 360 gradi. Non c'era una distinzione tra un artista e uno scienziato. Lo scienziato era quello che inventava le cose più innovative, ma che anche dipingeva, suonava, era un tutt'uno. È così che abbiamo reso grande, se volete, l'Italia nel mondo grazie a questo concetto rinascimentale. Poi purtroppo sono arrivati una serie di elementi, tipo la Chiesa, per citarne uno, che ha giustamente commissionando l'arte, quella visiva, ha iniziato a dire come, aspetta, aspetta, cos'è che stai facendo? Il sole è fermo e la terra gli gira intorno. Improvvisamente non siamo stati più creati da Dio, ma c'è una teoria diversa. Insomma, le due cose hanno preso delle direzioni diverse, anche perché dovevi iniziare a dipingere cose che il tuo committente, cioè la Chiesa, aveva fatto. Questa cosa, secondo me, è stata uno dei più grandi crimini dell'umanità. Se tu guardi la mia vita, io ho iniziato come programmatore che avevo 9 anni, e poi, però, con i soldini che facevo a 12 anni, guadagnavo già più di mio padre. Cosa che facevo? Io compravo gli strumenti musicali, compravo i computer e mi sono appassionato al mondo digitale, che per me erano sempre note musicali, non era molto diverso. Quindi questa cosa mi ha accompagnato. Poi qualcuno ha reputato che questa cosa fosse arte, e ho fatto il mio primo disco, poi è arrivato il primo in classifica, e quindi abbiamo iniziato questo gruppo Immagine, tour europei, insomma, è stato divertentissimo. Negli '90 con la dance, ci siamo sbizzarriti. Tanto che poi ho dovuto lasciare il mio lavoro di programmatore, anche perché abbiamo fatto 21 dischi e 6 prime in classifica. E quindi da lì è partita poi la mia passione per i media. Ho fondato Bebop e poi l'ho venduta a Telecom Italia. Come sai, ho iniziato un po' la mia economy in Italia con questa vendita per 11 miliardi di vecchie lire, però era già un inizio della mia carriera. Poi sì, ho fondato Digital Magics con il grande Enrico Gasperini, che è venuto a mancare di recente, però abbiamo fatto tante cose buone, delle più di 60 più startup che abbiamo iniziato, alcune hanno avuto anche grande successo. Mi viene in mente Talent Garden, 4W, che ha battuto Google nel primo advertising, e così via. Insomma, le prime exit in Italia le abbiamo fatte noi. Poi ho deciso che a un certo punto era il momento di andare in California, perché Dreaming California, l'America Dream, è sempre stato il mio pallino, e se lo facevo a 40 anni non l'avrei mai più fatto.
E lì c'è stata la scintilla con Elon Musk e il progetto Hyperloop. E siccome lui aveva detto che non lo voleva fare, io e il mio socio abbiamo deciso di farlo, due pazzi furiosi. E il resto è storia: abbiamo creato la più grande società di Hyperloop al mondo, abbiamo addirittura depositato il brand Hyperloop in 56 paesi. Non tutti sanno che il marchio Hyperloop lo detengo io nella maggior parte dei paesi conosciuti, insomma. Beh, quindi diciamo, il progetto italiano è più avanti rispetto a molti altri progetti nel mondo, insomma, siamo in qualche modo tra i primi o comunque abbiamo un vantaggio. In cosa siamo più... Guarda, con un'enorme sorpresa, devo dire, l'Italia fa sempre questi slanci, diciamo, si chiamano leapfrog, cioè è indietro, 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 fino a quando non è avanti. Abbiamo fatto tante cose, cioè dei cellulari, nell'MP3, cioè tutta una serie di settori sono stati innovati, no? All of a sudden, dal terzo mondo al bleeding edge. Allora avevamo anche i computer con Olivetti, e in realtà l'abbiamo creata noi la Silicon Valley, no? Gli italiani, il vecchio Olivetti e i quattro pionieri italiani che sono sbarcati là.